Qualche tempo fa, se vi ricordate, vi avevo portato qui sul canale un'anteprima direttamente da IFA, la nota fiera tedesca. In realtà era l'anno scorso, 2019, quest'anno IFA si è tenuta comunque ma sotto vesti un po' diverse, come molti di voi sapranno. Beh, insomma, questo video riguardava un prodotto molto particolare, facente parte del mercato delle mirrorless, ma che di tutto poteva dirsi di questo prodotto tranne che, come dire, l'appellativo fotocamera, perché in effetti era la cosa che mi aveva stupito di più, chiamare un prodotto come questo fotocamera, ma in realtà dei fatti, ed è qui con me, ed è Panasonic Lumix S1H, eccola, scusatemi, come dire, l'intro un po' arcaica, mitologica, boh. Cioè adesso torno a parlare come sempre, come un idiota, non vi preoccupate. Comunque ci teniamo un po' a introdurre questo prodotto come, non so, rango superiore, perché la verità è proprio questa, nel senso che si tratta di un prodotto che non è assolutamente per tutti, dal mio punto di vista, e comunque quel ristretto target di persone che potrebbe non solo permettersi ma anche utilizzare Panasonic Lumix S1H al massimo delle sue possibilità, come dire, è un numero molto basso secondo me, cioè non è una cosa negativa quello che sto dicendo, è che è una fotocamera estremamente targetizzata, nel senso che banalmente vi dirò, io inizio subito così diretto con la sincerità, io con Panasonic Lumix S1H mi sono trovato molto bene, a parte qualcosa che poi vi dirò a breve, ma fondamentalmente ho capito che non è una fotocamera che fa per me per un semplice motivo. Io, come videomaker, non ho esigenze così alte, non ho bisogno di tutto quello che mi offre S1H, cioè per me sarebbe sprecata questa fotocamera perché può fare davvero tantissime cose e mi sembra anche sbagliato su certi punti di vista chiamarla fotocamera perché si comporta come una videocamera, come le videocamere professionali di Panasonic, quindi comunque c'è veramente di tutto. Quindi vediamo, cerchiamo un po' di capire, facciamo chiarezza, come sempre, come vi ho abituati nelle mie recensioni, parto sempre dall'analisi del target, il design dei materiali, le caratteristiche opzionali, tutte le varie considerazioni, gli scatti, l'autofocus, eccetera. Questo percorso di recensione è uguale come sempre per tutti i vari video, quindi andiamo qui sotto a vedere il corpo macchina, eccolo qui. Questa è Lumix S1H, ho voluto tenerla volontariamente senza obiettivo montato per farvi vedere quanto già è grande il corpo, cioè nel senso stiamo parlando di un corpo macchina che comunque misura 151 mm per 114 per 110, punto massimo di qua, quindi fondamentalmente è enorme e pesa anche 1,5 kg senza batteria e senza SD all'interno, quindi si tratta comunque di una fotocamera grossa e pesante, ma è talmente grossa e pesante che a me piace tantissimo proprio per questo motivo, perché avendo io la mano grossa, come potete vedere, in realtà mi diverto con S1H, risulta essere fondamentalmente quasi un giocattolino nelle mie mani, un giocattolino che si impugna veramente molto bene, e questa cosa mi piace un sacco perché invece ci sono delle fotocamere che non riesco a impugnare bene perché troppo piccole, quindi sicuramente questo è un punto a favore. Chiaramente però se parliamo di un discorso di fotocamera, quindi un corpo macchina che comunque adesso vi faccio vedere tutti i vari dettagli del display che si può ruotare, del sistema di raffreddamento integrato, eccetera eccetera, però comunque stiamo parlando di un corpo macchina che poi messo insieme al suo obiettivo in kit che fondamentalmente è il 24-105 f4 di Panasonic, ovviamente Lumix, beh insomma diventa una fotocamera, adesso non lo sto montando, ve lo faccio solo vedere simulato, una fotocamera ingombrante e anche pesante perché tra corpo macchina e batteria SD e poi obiettivo effettivo comunque siamo quasi a 3 kg, pertanto dovete abituarvi a questo concetto di portare con voi un prodotto che effettivamente pesa ma è anche molto molto ergonomico, e questo tipo di prodotto è fatto per un operatore video, magari non l'operatore video che fa Tosì che Vales su Mediaset o l'operatore video che registra il programma TV che usa magari una Panavision o robe varie, insomma robe molto più grandi da studio televisivo e da broadcasting, ma magari l'operatore video che fa delle interviste, fa dei servizi in giro, fa dei reportage, fa dei documentari. E in realtà ragazzi vi dico subito che Panasonic Lumix S1H è una fotocamera che ha ottenuto la certificazione Netflix, è stata la prima fotocamera mirrorless a ottenere la certificazione Netflix. Questo significa che per Netflix i file prodotti da Lumix S1H sotto un certo punto di vista delle specifiche, richiesto ovviamente dal noto portale di streaming legale, hanno superato tutto quello che si poteva fare, cioè si possono produrre serie TV e film per Netflix con questa fotocamera, e credetemi non è una cosa che si dà così con leggerezza. Pertanto questo vi fa capire subito il tipo di target molto alto e professionale di questo prodotto, un target in cui lato video onestamente io non mi ci ritrovo, perché sì, ho delle esigenze lato video, anch'io faccio magari delle interviste per lavoro, faccio dei video corporate, insomma faccio delle cose aziendali, da agenzia di comunicazione, ma non mi serve avere così tanto per il risultato che voglio ottenere io, quindi fondamentalmente capisco quanto questo target sia estremamente specifico. Ma cosa può fare Panasonic Lumix S1H? Allora togliamo l'obiettivo da qui, andiamo a vedere un po' meglio il corpo. Allora innanzitutto vi ho fatto già un po' vedere la forma, c'è questa estrusione meravigliosa proprio qui davanti, che continua nella parte posteriore, quindi io posso impugnare correttamente la fotocamera. Guardate quanto è grosso e comodo il tasto di registrazione video, che è posizionato qui e fondamentalmente si vede subito perché è rosso. Mi piace poi questo design della serie S1 di Panasonic con questi piccoli contorni e segmenti vari rossi, insomma è molto curato il design, mi è sempre piaciuto tanto. Ma questa è la fotocamera più grossa della serie S1 in assoluto e quindi onestamente è quella che mi piace di più. Vedete subito qui di fianco il ventolozzo, chiamato così dagli amici, che poi continua qui dietro con le varie prese d'aria. Insomma qui dentro c'è un sistema di raffreddamento indipendente regolabile dal menu, che permette ovviamente tante peculiarità di questa fotocamera, tra cui la registrazione video illimitata, sulla base poi dello spazio effettivo che avete sulle schede SD integrate. Quindi se mettete delle schede da 1 tera fondamentalmente andrete avanti a registrare finché non saturate quel tera, che sono veramente tanti giga, oppure pochissimi a seconda del formato che scegliete. Ad ogni modo la ventola permette quindi la corretta gestione della temperatura. Il corpo viene dichiarato comunque come resistente alla polvere, all'acqua e all'umidità, però sappiate comunque che il grado di resistenza e tropicalizzazione non è sicuramente lo stesso di ad esempio una Canon EOS R5, che non è invece raffreddata, ed è uscito uno scandalo per questo motivo: oh, la R5 non ha la ventola. Però la R5 è una fotocamera prima di tutto, e di conseguenza vi permette di andare in giro tranquilli, se si mette a piovere eccetera eccetera non ci sono troppi problemi. La S1H è più un prodotto da studio super professionale, quindi non la porto magari nel fango o sotto l'acqua, o insomma queste cose si cercano di evitare, proprio perché è un prodotto con un altro punto di vista, e giustamente Panasonic per questo target ha preferito dare caratteristiche come i video illimitati, nessun problema di surriscaldamento e cose varie mettendo una ventola, ma quindi di conseguenza limitando quello che è poi la tropicalizzazione effettiva, perché essendoci delle prese d'aria laterali comunque c'è sempre il rischio che qualcosa succeda. Poi detto questo, faccio vedere un pochino una caratteristica. Vedete che io non riesco a togliere il tappo, perché anche il tappo va comunque sganciato, quindi io premo il mio bottone di sgancio e voilà, perché c'è proprio questo click, che è un piccolo dettaglio che per molti di voi sarà magari rilevante, però sentite, ve lo faccio sentire meglio, rifaccio. È un buon click, e di conseguenza questo vi fa capire che è comunque un attacco curato, la lente è al sicuro, insomma per me è un sinonimo di qualità. Qua ci sono i vari tasti programmabili, oltre al tasto di sblocco della lente e del tappo che ho appena fatto vedere. Questa è una particolarità molto interessante, perché nonostante si tratti praticamente di una videocamera mantiene qualche suo aspetto da fotocamera, con una porta PC Sync per la connessione in flash monotorcia in studio, quindi molto utile. Così come poi continuiamo, allora qui di fianco ci sono le varie porte per gli ingressi vari per le schede SD, quindi doppio slot senza problemi, eccedenza, backup, insomma tutto quello che si può avere da un doppio slot. Così come anche lo chiudo, ecco, nella parte opposta sono tutti i connettori che possiate desiderare. Nella parte immediatamente superiore c'è un connettore per il remote, quindi un telecomando esterno, così come anche, non ci vedo come al solito, porta microfono e porta cuffie, così come anche abbiamo qui una porta USB Type-C che supporta il power delivery e una porta HDMI di tipo A, che è ovviamente a grandezza naturale e sono quelle che preferisco di più in assoluto, per una questione di stabilità e sicurezza dal mio punto di vista nell'azione. Panasonic ci ha sempre abituati a queste porte HDMI di tipo A, quindi già dalla GH5, GH4 e così via, quindi molto bene, fantastico. Poi continuando, andiamo nella parte superiore, come dire, cose belle, nel senso che qui c'è la ghiera dei programmi doppia e autobloccata, quindi bisogna premere il tastino qui sopra per sbloccarla e accedere ai vari programmi, tra cui anche ci sono C1, C2 e C3 completamente configurabili. C'è una parte inferiore della ghiera che permette di scegliere il multiscatto, il timer e così via. E poi c'è questo display che è un display da 1,8 pollici, non ha moltissimi punti di definizione, ma è retroilluminato e funziona molto bene, perché adesso non so se lo vedete, l'ho retroilluminato, adesso provo a spegnerlo ed ecco qui, adesso lo riaccendo senza retroilluminazione. Adesso con la retroilluminazione ovviamente non vedete niente perché ci sono le luci che mi puntano proprio qua sul display, io vedo che è retroilluminato e al buio. È stato molto utile come funzione, ma poi mi piace perché è un display piuttosto grande, comodo, c'è scritto tutto, si può personalizzare, veramente ben fatto. Come dicevo, tasto di registrazione, vari tasti, funzioni, bilanciamento del bianco, ISO e così via, tasto di scatto, doppia ghiera frontale e posteriore, comode anche queste. Abbiamo un mirino LVF da 5,76 milioni di punti, estremamente definito, quindi ottimo lavoro su questo punto di vista, così come un display articolabile, lo vedete qui, quindi si può anche portare nella parte frontale, girare comodamente. C'è anche questo meccanismo inferiore che vi faccio vedere meglio adesso, che io posso sbloccare e di conseguenza diventa ancora più articolato questo display. Dicevo, display posteriore da 3,2 pollici con 2,33 milioni di punti, vedete, questo è sempre il meccanismo che poi va un po' a cozzare con il mirino, quindi sì, bisogna un po' capire la reale utilità di questa dislocazione totale, ma nel senso, poi dislocazione è un termine poco italiano, ma fa niente, vi avete capito. E dicevo, quindi 2,33 milioni di punti, buono, ma non buono a sufficienza come il mirino elettronico, che resta sicuramente il migliore per foto o video, comunque vedere la massima qualità fin da subito. Poi l'ultima parte, diciamo interessante, è la parte inferiore, nel senso che abbiamo comunque il classico attacco del treppiede, così come poi una batteria che è una batteria da 3050 mAh, la vedete qui, eccola qui, in grado di garantire un'autonomia di circa 400 immagini, con display posteriore e qualcuna in più in realtà con il mirino. Non è chiaro cioè non è facile stabilire l'autonomia, nel senso che comunque non è uno standard dichiarato, non è un dato che troverete nelle schede tecniche lato video, per il semplice motivo che ci sono talmente tanti codec a bitrate diversi, insomma sono veramente tanti, quindi in base al tipo di utilizzo che andate a fare, quanto tempo fate di registrazione, con che settaggi, con che codec, con che megabits, con che formato, cambia tutto. E già la tabella delle specifiche di S1H sul sito ufficiale, vi invito ad andare a vederla, ve l'ho linkata comunque su Fotonerd nella descrizione, nella recensione testuale che trovate qui sotto in descrizione, cioè la scheda tecnica è enorme, è infinita, sono pagine, pagine, pagine solo per i codec e cose varie che ci sono dentro. Quindi pensare di creare un'autonomia effettiva è, capisco che è stato praticamente impossibile, perché cioè, io vi dico solo una cosa, poi ve lo spiego meglio. Il menu è talmente complesso che io prima di registrare questo video ho fatto un video del menu per evidenziare tutte le varie funzioni che poi vi metterò qua in sovraimpressione, e l'esplorazione del menu abbastanza veloce ha richiesto circa 5 minuti di video. Questo perché ci sono veramente tantissime pagine, tante variabili, e addirittura nella modalità di scelta della risoluzione lato video, quindi quella in cui scegliete in che formato registrate il video, c'è la funzione filtra, perché potete filtrare le possibilità in base alla risoluzione, in base al codec, in base al bitrate e bla bla bla. Cioè, sono circa 47, se non mi ricordo male, combinazioni di impostazioni video, quindi immaginatevi magari voi che arrivate sul posto dell'intervista, dovete subito fare qualcosa, state lì a scorrere 47 settaggi diversi per scegliere il formato di registrazione. Sono tanti, cioè nel senso, bene, non prendetelo come un difetto, nel senso che questo fa capire il tipo di target di questa fotocamera. Non è per principianti, e questo mi sembrava già chiarissimo, non è per videomaker in erba, quindi quelli che hanno magari la passione per i video, no, è per chi comunque, ecco, ve la faccio in maniera semplice. Se conoscete e usate tutti i giorni termini come anamorfico, timecode, HLG, così come anche, non lo so, long gop, eccetera eccetera. Insomma, se non avete avuto difficoltà a capire queste parole, allora probabilmente o siete super nerd dei video o magari avete l'esigenza di avere una S1H come questa, perché lato video veramente la qualità è molto importante. Qui possiamo chiudere il capitolo del design e materiali e passare un poco delle prestazioni. Sì, perché Panasonic Lumix S1H ha un sensore full frame da 24 megapixel, secondo me è perfetto per questa fotocamera, ed è in grado di registrare fino al 6K, 6K in questo caso 24 fps, ma comunque cioè si può fare. Cosa significa però? Il fatto che si possa registrare in 6K non vuol dire che allora beh, la compro così faccio i video in 6K, perché non vi servono a niente secondo me, a parte qualche rarissima occasione o necessità di poi fare uno zoom dopo, insomma tutte queste cose qua. Ma questo vi fa rendere conto che il 4K è incredibilmente puro come qualità, perché viene preso da un'area effettiva del sensore maggiore, quindi un 6K, e viene fatto una sorta di downsampling barra oversampling a seconda di quello che decidete di fare. E in soldoni il 4K è veramente molto definito, molto nitido, molto bello, e in realtà anche in 1080, cioè un 1080 bello, nel senso dal punto di vista della qualità d'immagine io credo che sia lato fotografico sia lato video sia la migliore tra tutte le S1. E lo so che potrei dire un'eresia, perché c'è S1R che ha 47 megapixel ed è fatta per la fotografia, ma se vi ricordate della mia recensione di S1R non ero rimasto particolarmente felice della gestione degli ISO, della gestione del rumore e della qualità complessiva dell'immagine, non ero così contento, mentre invece di S1H sono rimasto piacevolmente stupito della qualità di scatto, della gestione del rumore, anche perché c'è il dual native ISO all'interno della fotocamera. Non fatemelo tradurre in italiano perché dovrebbe essere una roba tipo doppio ISO nativo, vabbè sì, molto simile ma più bello in inglese, e di conseguenza avete dei settaggi un po' particolari che i videomaker e operatori video già conosceranno, perché sono comunque presenti nelle varie videocamere professionali. La doppia gestione degli ISO non è una novità, però di conseguenza viene resa disponibile in una fotocamera che è sempre più una videocamera, e quindi di conseguenza in sostanza vengono tra virgolette mescolati due parametri di sensibilità diverse volti a limitare il rumore nella maggior parte delle situazioni. Questo si traduce in una resa migliore, è vero, perché comunque io per provare S1H ho fatto un video, un'esibizione di danza con luce controllata, quindi in un studio, in una sala, con una luce veramente soffusa che ho voluto mettere appositamente così per spingere al massimo gli ISO di S1H. E effettivamente non è che poi il video non fosse esente da rumore, ci mancherebbe, ma era un rumore molto gestibile che magari con un'altra fotocamera avrei ottenuto a, non lo so, 6000 ISO, 8000 ISO, 5000 ISO, insomma valori del genere. Di conseguenza lato gestione ISO e lato qualità immagine devo dire che S1H è veramente super promossa, ma anche lato fotografico, nel senso che obiettivamente si possono fare anche le foto con questa videocamera che si chiama fotocamera, e le fa anche molto bene. Io un altro lavoro che ho fatto con S1H è stato un matrimonio, ovviamente con tutte le varie misure Covid preventive eccetera eccetera, ma in sostanza sono rimasto estremamente stupito della qualità fotografica, perché l'ho usata in più situazioni, e anche della qualità video, perché effettivamente è estremamente alta. E qui vi faccio subito un esempio. Parlando di matrimonio, io ve lo specifico, questa Panasonic Lumix S1H, come tutte le varie fotocamere che vedete sul canale, l'ho ricevuta da Panasonic o comunque dal produttore, e di conseguenza ce l'ho in test per questa recensione. Di solito, a meno che non viene specificato, nelle richieste di chi riceve il sample viene messa comunque una batteria, un obiettivo, insomma un kit normale base per la prova, e infatti avevo dentro una batteria che ovviamente non è sufficiente comunque a gestire un matrimonio in cui ho fatto sia foto che video volontariamente per provare bene la S1H, e di conseguenza, come dire, mi sono ritrovato a circa metà giornata con la batteria quasi scarica. La soluzione è stata quella di prendermi un power bank grosso, quello che avevo con me era 30.000 mAh, ormai quasi uno standard, mettermelo in tasca con un cavo USB Type-C, collegarlo alla Lumix. Di conseguenza nel momento in cui la fotocamera era accesa, la utilizzavo, mi usciva un messaggio che l'alimentazione veniva presa direttamente dal powerbank, Mentre la fotocamera era spenta mi usciva il messaggio che la fotocamera si stava ricaricando, quindi in sostanza sono andato avanti così quasi tutto il pomeriggio, poi la restante giornata, senza avere nessun tipo di problema e potendo continuare a fare il mio lavoro. Ora non sto dicendo che questa sia la soluzione del secolo, perché chi acquista questa fotocamera prenderà più di una batteria ovviamente, però c'è da dire che si tratta di una buona soluzione per appunto andare a tamponare una problematica che si era creata. Ho provato così poi anche il wifi con l'applicazione di Panasonic Lumix per iPhone, tutto ha funzionato senza problemi, insomma sono riuscito a sincronizzare al volo le foto e i video in wifi, ho sfruttato il Bluetooth. Poi se proprio vogliamo essere ancora più precisi, ci sono in S1H sono stati aggiunti dei livelli di controllo per l'audio, quindi potete gestire al meglio il gain e andare a compensare magari i microfoni che hanno appunto un high gain, un gain molto alto, un guadagno molto alto, quindi potete decidere low gain, high gain, insomma non è una gestione come con le altre fotocamere, è una gestione che ha anche un V-meter, quindi un controllo, un monitoraggio attivo di quello che succede molto molto preciso, con colori diversi, in realtà gli stessi che poi andrete a vedere nei vari programmi di montaggio, gestione audio, quindi il giallo, il rosso, il verde, per farmi capire i livelli. Fatto così non c'è su tutte le fotocamere, c'è una gestione avanzata del controllo dell'audio, insomma funzioni che fanno la differenza quando un operatore video si trova magari da solo a dover gestire tante cose. Così come troviamo anche, grazie poi agli ultimi recenti firmware di questa fotocamera, il vlog pieno, la possibilità di usare le LUT in camera, una cosa estremamente gradita da chi fa video perché non c'è bisogno di usare un monitor esterno per gestire una LUT, così come anche quello che manca secondo me per la serie Hai fatto 30, facciamo 31 è la possibilità di registrare il RAW in camera, contando il fatto che poi è presente anche una ventola di raffreddamento. Questa può comunque garantire la gestione completa di un'eventuale stazione RAW in camera, però non è presente. Insomma, ecco, secondo me forse la grande mancanza è magari questa. C'è sicuramente una questione tecnica dietro a questa scelta, però ecco, l'avrebbero resa una fotocamera barra videocamera più completa. Insomma, abbiamo detto che la gestione ISO è più che buona. La qualità di scatto e la qualità di immagine sono straordinarie. Le risoluzioni a disposizione, le possibilità e le variabili per gestire i filmati sono tantissime, le impostazioni sono veramente, cioè dovete stare del tempo a studiare proprio il manuale, il menu e tutto quanto per capire. Io stesso l'ho tenuta un po' con S1H e ci sono ancora tante funzioni che dico ma questa cosa serve, che cos'è, cioè come funziona. C'è la possibilità di usare il VFR, il Variable Frame Recording, quindi una registrazione a frame rate variabile, utile per registrare ad esempio una clip da 30 fps con all'interno delle sequenze a 120 fps per degli slow motion più precisi. Oppure potete anche fare un HFR e funzioni simili per uno slow motion totale a 120 fps. Insomma, c'è la zebra dentro, questo non significa che c'è una zebra dentro al corpo macchina che ogni tanto esce e vi saluta e che dovete accudire. Cioè, sapete benissimo, lato videomaker, cos'è la zebra, quindi non fatemelo spiegare. E poi ci sono veramente, c'è il focus peaking, c'è il rec square che è fondamentalmente quando iniziate a registrare un video c'è questa cornice rossa attorno al display che vi fa capire che state registrando qualcosa. Ci sono veramente, ragazzi, potete stare qua un'ora e mezza a dirvi tutte le cose che ci sono. E quindi questo mi fa aggiungere una domanda. Ok, sembra tutto molto bellissimo, dov'è la fregatura? No? Quando crescete, che non siete più dei bambini, iniziate a pensare così, no? Qui sembra tutto troppo bello, c'è qualcosa che mi puzza. Sì, è l'autofocus, nel senso che è il classico DFD di Panasonic, Depth from the Focus, una tecnologia che sfrutta fondamentalmente una F a rilevamento di contrasto, che ragazzi non va, cioè veramente, sono tanti settaggi anche nella F, c'è il Face AF, l'IAF, l'Animal AF, l'area F, 225 punti di tracciamento col tracking, la FC, la FS, MF, insomma non è che Panasonic non ci provi. Anzi, le funzioni sono anche veramente tante, vi dirò di più rispetto al DFD di altre Panasonic. Questo credo che sia sicuramente il migliore tra tutti, perché anche il tracking del soggetto l'ho visto molto sul pezzo rispetto al solito. C'è questo rettangolo all'interno del monitor che cambia le dimensioni effettive nel momento in cui rileva un soggetto, lo insegue. Però non ci siamo, ragazzi, perché veramente l'autofocus è stato veramente un peso per me, nel senso che Mi rendo conto che in situazioni come l'esibizione di danza che ho filmato, uno potrebbe dire ma è tutto così buio, magari la F non ce la fa. No, perché non è una condizione come dire più buia di un -6 EV, e questo F riesce a mettere a fuoco a -6 EV, quindi problemi non ce ne sarebbero dovuti essere. Così come un matrimonio di giorno, non dico dentro nella chiesa in un vaso, insomma è una F che non va, non c'è niente da fare. Come vi dicevo, anche il matrimonio fatto di giorno, c'è la luce, non dico che sto parlando della chiesa dentro dove c'è un vaso, insomma nella cripta, no, era tutto fuori, alla luce del giorno. No, non ce la fa, cioè ho perso veramente tantissimi momenti importanti di questo matrimonio, che mi rendo conto era un matrimonio un po' particolare, non era un matrimonio classico, quindi non ero da solo, le persone sapevano che io stavo facendo dei test, quindi ero organizzato, mettiamola così, non ero lì per gestire direttamente questo lavoro con S1H, perché sapevo già la leggenda dell'autofocus, quindi mi ero già preparato per evitare problemi, quindi come dire, me la sono preso tranquillamente proprio perché io stavo testando una fotocamera, mettiamola così. Ma ho perso veramente tanti momenti, ho perso baci degli sposi, ho perso gesti, ho perso cose, perché l'autofocus non ce l'ha fatta a mettere a fuoco, perché non è stato abbastanza veloce, perché non ha capito il giusto contrasto, perché proprio sulla base del rilevamento di contrasto. Allora, per informazione, il rilevamento di contrasto di solito è un tipo di tecnologia che si mette sui motori AF di fotocamera entry level. Tendenzialmente tutte le fotocamere full frame, top di gamma e di questa fascia hanno comunque o una AF rilevazione di fase o una AF ibrido, in modo tale che starà poi all'utente scegliere la situazione migliore, o alla AF auto scegliere la situazione migliore sulla base dell'elevazione di contrasto e sulla base di rilevazione di fase. Ma per queste situazioni è inutile che stiamo troppo a pensarci, il rilevamento di fase vince sempre nella precisione dell'autofocus. Ci sono alcune situazioni in cui può fallire, ma nelle situazioni comuni vince sempre. Il fatto che questo sia contrasto, comunque il DFD sia basato su una rilevazione di contrasto, veramente fa sentire il peso in queste situazioni, in quelle più dinamiche, in quelle più veloci. E dal mio punto di vista, a meno che non siate quel tipo di operatore che lente video con AF manuale, magari non so, utilizzate un follow focus, roba del genere, un bel monitor grande per la messa a fuoco, controllare appunto col peaking ad esempio, allora fondamentalmente S1H è la fotocamera perfetta per voi. Ma siete persone più dinamiche che scelgono magari S1H proprio perché, a differenza di una videocamera tra virgolette entry level o comunque una videocamera cinema, è molto più portatile, è molto più leggera, è molto più gestibile, allora dovete sapere che comunque l'autofocus proprio non va, e secondo me è il punto negativo più grande di questo prodotto, di questa serie di prodotti e di tutte le varie Panasonic S1, ma anche Panasonic GH5 e GH4. Nel corso degli anni mi rendo conto che il DFD si è migliorato molto come tecnologia, motivo per cui S1H comunque come velocità e risposta non è paragonabile al passato del DFD, è migliorato, ma ci sono proprio dei problemi alla base che vanno corretti. Perché vi dico tutto questo discorso con una sorta di accanimento? Perché ho avuto la possibilità di riprovare a rigirare certe scene nello stesso modo, nello stesso tipo, nella stessa situazione, nella stessa luce, con la mia Sony, con l'autofocus non ha sbagliato, l'ha preso subito. Quindi nel senso, questa è proprio una cosa che ti fa capire come il tipo di tecnologia sia diverso. Poi ci sta che la mia Sony non abbia tutte queste informazioni, queste impostazioni, questi code, queste possibilità, e la qualità video è potenzialmente anche inferiore come pasta proprio nella mia Sony. Può essere, tutto è soggettivo, non ha il raffreddamento, non ha questo, non ha quello, va bene. Però in quel momento a me serviva l'autofocus, il resto erano chiacchiere e io non avevo quello che mi serviva. E ripeto, con S1H in un matrimonio normale dove non stai parlando con persone che sanno quello che stai facendo, e se gli dici rifai questa cosa esattamente così, quasi come degli attori, la rifanno. Beh, insomma, in uno scenario normale questa S1 avrebbe fallito. Se voi foste stati gli unici videomaker con la S1H, lo scambio delle fedi in un matrimonio, potenzialmente avreste fallito quella scena, e in quel caso non potete dire agli sposi magari dopo 2 ore, oh, che ne dici se torniamo in chiesa dove eravamo 2 ore fa, voi con tutti i parenti dentro, con tutti gli invitati dentro, con il don dentro, prendete l'anello? Non è fattibile, ragazzi, quindi ecco perché serve un altro. Poi chiaramente uno può anche decidere di dire Visto che ho la S1H, visto che ho un DFD, metto in mano il focus, anche se lo scambio delle fedi, sto fermo, nessun problema. Sì, funziona benissimo, ci mancherebbe, ma ci sono comunque delle scene dinamiche in un matrimonio. Io non voglio pensare di dover essere costretto a comprare una fotocamera del genere e usarla sempre in manuale, perché a questo punto non fa per me, a maggior ragione. Non sono il tipo di persona che fa video, solo interviste in studio, tutto il giorno, tutti i giorni, perché se così fosse... sti razzi, prendo una messa a fuoco manuale, va benissimo, non ho situazioni dinamiche da gestire, ma dato che abbiamo delle tecnologie autofocus oggi importanti, è giusto anche usarle e sfruttarle al meglio. E quindi scusate per questa lunga digressione sull'autofocus, ma ci tenevo a spiegarvi bene i motivi per cui per me è così grave, perché è proprio deludente, cioè ci sono rimasto male, sono sincero, ci sono rimasto male, perché ero così eccitato da questa fotocamera, così bella, così promettente, così wow, è tutta perfetta, ho detto ecco dov'è la fregatura, l'autofocus, che non è una cosa da sottovalutare. Poi è chiaro, ci sono magari anche altri difettucci minori, potremmo attaccarci a mille cose, non hai il RAW in camera per i video, oddio, ma sono cose minori rispetto a una cosa così importante. Quindi, cara Panasonic, ti prego, pensaci, ti mando questa richiesta. DFD, bello fino a un certo punto, ma poi serve qualcosa di più, serve qualcosa di migliorato. E questo è il mio... come dire, il mio desiderio per la prossima generazione di S1 o S2, quello che sarà, insomma, per le prossime fotocamere, perché c'è tanto potenziale in questi prodotti e Panasonic, ragazzi, vi posso garantire che di video ha tantissima esperienza, molto più delle foto, anche a livello molto professionale, quindi io mi fido di un prodotto video Panasonic, ma ho bisogno di potermi fidare anche dell'autofocus, cosa che in questo momento non succede. Quindi... questa era la mia recensione di S1H, se avete domande potete farle qui sotto e per tutti i dettagli che non vi ho detto, non vi ho spiegato, vi ricordo che c'è la recensione testuale su fotonerd.it come sempre, vi lascio la descrizione, il link in descrizione qui sotto e questo è il momento in cui si chiude il sipario e io vado a non mettere a fuoco col DFD.